Salve ragazze, eccoci con un nuovo video. Questa volta non ho usato l'anticrespe, ora che mi vedo, si vede appunto. Va bene, comunque. Allora, vi stavo dicendo, vi voglio parlare di un unico prodotto questa volta perché è un prodotto che mi ha rapito, mi ha conquistato e quindi ovviamente mi fa piacere magari dedicargli un video specifico. Vi voglio parlare infatti, questo è il tester. Ma io ho il mio a casa, chi mi segue su Effetto Bio Instagram lo sa, ho il mio a casa che uso principalmente di notte, di sera insomma, e è il contorno occhi, l'eye balm, quindi un balsamo DNN, vabbè, insomma DN, perché poi mi impiccio sempre con invece il repair, quindi faccio un po' di casini nel dirlo però. Sappiate che magari ve lo lascio in copertina o qui sotto. È uno degli ultimi usciti, sono 32 euro di prodotto, 15 ml, insomma, una confezione, devo dire, bella, però per quello che c'ha, diciamo, per quanto siamo abituati con Eterea, devo dire che niente bella, ma niente di estremo, insomma, niente di sconvolgente come magari sono quelli all'oro. Detto ciò, quindi fatto un po' di chiacchiere, esci sì, con questo e anche il cofanetto, sempre un, come si chiama, un cartoncino blu, quindi ecco, sapete che questa è la confezione in cui vi arriva. Perché mi piace come lo utilizzo? Allora, lo utilizzo principalmente la sera, sono onesta, è un balsamo, si fa un po' più fatica a stenderlo, ci vuole quel minutino in più per stenderlo, è un dato di fatto. Questo va detto, è una premessa che voglio fare perché tutte quante mi dite: ah, ma io non ho tempo, io non so come fare, io di su, io di giù. È un balsamo. La consistenza, chissà se riesco a farvela vedere, è questa qui, che vi sto per dire una cosa bruttissima, veramente impietosa come paragone, ricorda un po', non so se l'avete presente, la consistenza, la Nivea, quella nella latta blu, che non so neanche se chi è più giovane può ricordarsela, perché non so se la fanno ancora, però chi è un po' più attempata come me lo sa che c'era questa confezione in latta blu di questa Nivea che quando noi eravamo piccoli si utilizzava per piccoli, adolescenti in realtà, per qualsiasi cosa, ecco, quindi la consistenza è quello. Se siete così giovani, diciamo, da non ricordarla, forse anche questo non è il video per voi, nel senso che questo è un contorno occhi oggettivamente anti-age. Ha tante altre funzioni, tanti altri aspetti, ci sono sempre, anche tra le ragazze magari più giovani, delle eccezioni per le quali comunque si consiglia magari una cosa che in teoria ha un target diverso. Così come per alcune donne, magari un po' più già, a volte bisogna consigliare un prodotto che nasce magari per ragazzette, ecco, quindi ci sta, ecco, voi calcolate sempre che poi i consigli variano in base alle vostre necessità, quello che poi la consulente vede. Però diciamo che, ecco, se non ricordate, questo può essere un buono spartiacque, se non ricordate la Nivea, forse siete un po' troppo giovincelle, penso. Facendo due calcoli, comunque, o poi magari in realtà c'è ancora e va bene. Comunque, fatto questo sproloquio sulla consistenza della Nivea, vi volevo raccontare qualcosa sul prodotto vero e proprio. Quindi, la consistenza per me era importante farvela capire, spiegarvela perché, come dicevo, nel mio caso è un prodotto principalmente notturno. Accennavo al fatto che bisogna magari massaggiarlo un secondino in più, che comunque ha una idratazione molto forte e ho visto che non sempre va d'accordo con tutti i correttori. È il contorno occhi che insieme al contorno occhi di Eterea, sempre, non so, questo video nasce così, insomma, va così ormai, quello all'oro. Devo dire, mi aiutano di più di tutti forse a far durare a lungo un correttore. Poi parleremo della scelta del contorno occhi e della scelta del correttore perché le due cose devono essere combinate. Ma questo magari se volete sarà un altro video. Allora, come lo utilizzo? Vi dicevo principalmente la sera, ma lo utilizzo tantissimo come maschera contorno occhi, nel senso che lo metto. E quello sta lì magari quei 10-15 minuti e poi va a
cambiarmi un contorno occhi magari anche molto stressato, molto secco, molto provato dalla giornata, dal fatto che non dormo, dal fatto che si vede penso anche dagli occhi, dal fatto che magari sono stata di più al computer, quindi ho strizzato di più gli occhi anche perché sono molto miope, quindi tutta una serie di cose. Quello va a fare l'impensabile, così come, devo dire la verità, lo fa anche il contorno occhi all'oro. Perché ne usi due? Voi direte perché ci sta. Perché uno, sono appassionata, due, faccio comunque il mio lavoro, nel senso che testo i prodotti, questo è uscito da un paio di mesi, e tre, perché lavoro in sinergia, ok? Mi piace vedere, andare ad aggiungere o togliere le cose che hanno degli ingredienti che possono appunto lavorare in sinergia in base alle mie necessità. E non sempre un solo contorno occhi mi basta. Io spesso utilizzo la sera, diciamo, un contorno occhi un pochino più grasso, che sia quello di Namalei, che sia questo, che sia quello di Latte Luno, che sia la Gebart, insomma, ce ne sono tantissimi. Devo dire che questo ad oggi, insomma, è quello che mi dà sicuramente più soddisfazione come contorno occhi notturno. È quello che anche la mattina mi sveglio e paradossalmente potrei anche non metterlo il contorno occhi, cioè proprio. Mi cambia tantissimo. Che cosa ha dentro, che fa questo effetto così, così bello, così compattante e su che cosa va a lavorare in realtà? Quindi io vi ho detto come lo utilizzo. Andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Allora, sicuramente uno degli ingredienti, anzi i due ingredienti che mi hanno intrigato di più, paradossalmente perché in realtà gli amici di Eterea ci hanno buttato dentro un sacco di cose, infatti anche ricordarle poi per spiegarveli non sempre è facile, tanto più che non mi faccio una scaletta e quindi vado completamente a braccio, come se, cioè, proprio siamo in negozio insieme in questo momento. Allora, vi dicevo, quello che mi è interessato, mi ha intrigato un po' di più, sono figo d'India e rucola. Ho detto no, vabbè, pazzesco, perché comunque mi sono resa conto che potevano essere utili perché a volte, soprattutto appunto quando sono molto stanca con sbalzi termici importanti e tutto quanto, a me si vanno anche un pochino a fare una sorta di piccoli taglietti, non dico proprio feritine, però sì, insomma. Forse rende l'idea, e mi si arrossa questa parte, quindi niente che ha a che fare con le occhiaie, che ci sono per carità, perché le abbiamo, né con le borse, ma proprio è una cosa a parte, quasi una sorta di piccola dermatite, ok? E devo dire che mi ha aiutato perché effettivamente questi due ingredienti vanno a lenire tanto, mi hanno disarrossato la zona, insomma, hanno veramente, secondo me, partecipato a un'ottima ripresa del mio contorno occhi. Ovviamente non sono le uniche cose che ci sono, loro utilizzano anche il bakuchiol, quindi questo attivo simile al retinolo che va poi a levigare. Sappiamo insomma che non sono gli unici che utilizzano questo prodotto, però devo dire questo, diciamo, ingrediente, però devo dire che effettivamente è un ingrediente che sta andando di moda in questo periodo e che sono sempre molto contenta di trovare nei prodotti perché fa quello che promette. Quindi va a levigare, va a compattare, lavora sia sulla grana che sulla parte, diciamo, rimpolpante. Inoltre loro vanno a buttarci dentro una serie di i peptidi, degli estratti, quindi riescono a far lavorare questo contorno occhi sia dal punto di vista, appunto, come dicevo, compattante, rinvigorente, stimola il collagene, ma anche dal punto di vista di borse e occhiaie per andare proprio a drenare e a schiarire l'occhiaio. Mettono anche ad esempio la caffeina, insomma. Quando voi andate a fare anche solo la maschera, come dicevo, mettete su 15 minuti, bello bello, quindi fino, diciamo, fate un bel triangolone e lo mettete fino allo zigomo alto. Questo in 15 minuti, 20 minuti già vi ha fatto il miracolo e poi vi potete anche andare a truccare tranquillamente. Soprattutto se avete degli eventi che state fuori tutto il giorno e quindi il correttore, no? Ha sempre un po' bisogno di un supporto valido. Questo è un prodotto che vi stra 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 consiglio e che onestamente, vi ripeto, cambia il contorno occhi, vi fa proprio la differenza. Ripeto, la consistenza è un pochino più
ricca, e questo ci piace, ci fa piacere, però calcolate che appunto va steso, ok? È un prodotto che chiede un pochino di massaggio. Se lo avete provato, se vi intriga, se avete delle domande, ditemi. Vi ho fatto fare un sondaggio su Instagram e mi avete chiesto più recensioni di un unico prodotto, quindi cercherò di accontentarvi il più possibile nel momento in cui vedo che un prodotto mi entusiasma particolarmente. Vi ricordo che avete anche il format, quello dei 1x3, mi pare l'ho chiamato, una cosa del genere, quindi un prodotto per tre categorie, vabbè, un prodotto a categoria, diciamo, le categorie sono tre, e come al solito, perdonate la stanchezza e le tante cose da dirvi, ho sempre molta fatica a stare in questi format così piccolini. Iscrivetevi al canale e vi ricordo che ogni tanto ci saranno dei regali e degli sconti o dei coupon anche per dei servizi per voi, quindi solo chi è iscritto al canale mi segue, lascia like, comunque interagisce, quindi io ho modo di capire che siete iscritte, avrà diritto a questi premi. Già abbiamo fatto partire i premi, quelli con lo scrub Ava. Ciao ragazze!